Salve a tutti e benvenuti a OptTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo del test dell'unità di Mallet, che è uno dei test che ci consentono di valutare la disparità di fissazione andando a valutare la foria associata. Fondamentalmente questo test è abbastanza semplice e di facile utilizzo. Presenta sostanzialmente un target composto da tre elementi chiave. Questi tre elementi chiave sono una linea orizzontale vista da entrambi gli occhi, ovviamente il test è un polarizzato, poi abbiamo una colonna verticale posta superiormente che viene vista dall'occhio destro in quanto ha una polarizzazione a 45 gradi e poi abbiamo una stessa colonna posta inferiormente la quale viene vista dall'occhio sinistro in quanto ha un'asse di polarizzazione a 135 gradi. Per effettuare il test, l'esaminato indossa dei filtri polarizzati classici con assi di polarizzazione a 45 gradi per l'occhio destro e 135 gradi per l'occhio sinistro. A questo punto l'esaminato deve riferirci se le due colonne verticali si spostano rispetto alla configurazione iniziale. Se non si spostano, siamo in una condizione di ortodisparità. Invece, se si dovessero spostare, a seconda della situazione di diplopia omonima o crociata, possiamo avere una esodisparità oppure una exodisparità. Ovviamente il test può essere ruotato di 90 gradi. Senso orario abbiamo una unità di Mallet che rileva la disparità di fissazione verticalmente. Poi, per andare a quantificare la disparità di fissazione, una volta che sappiamo in che direzione si ha questa disparità di fissazione, andiamo ad aggiungere dei prismi, aumentando gradualmente il potere del prisma, fin quando non abbiamo un prisma che riporta il sistema in condizioni di ortodisparità. Quel prisma praticamente rappresenta l'entità della disparità di fissazione, o meglio della foria associata e quindi della disparità di fissazione. Il test si può effettuare sia da lontano, come in questo caso, ma anche da vicino. Infatti, per vicino cambia leggermente il target, non nella sua struttura, ma nella sua collocazione. Infatti, è collocato solitamente in un testo, e quindi il testo ha una funzione che è quella di stabilizzare l'accomodazione, come poi avviene anche nella Wesson Card, ad esempio. Il test è presente anche in versione bicromatica, solitamente si vede blu e rosso, insomma rosso-blu, ma non si deve escludere magari una sua versione rosso-verde, tuttavia non ha, diciamo, gli stessi vantaggi del polarizzato, è meno ecologico come test, quindi è preferibile utilizzare quello polarizzato. Dunque, questo è tutto per il video sull'unità di Mallet. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo Opto Video, bella Opto Style!